No rain, ci dispiace per Enrico, non c'era il sole, molto nuvoloso. No rain, per carità, non pioveva. Non pioveva però, pieno sole no. 2-0 si mette male per Enrico. Si mette molto male. Lo avete sentito, sono le 8.32, da Roma c'è Faso. Per eccomi la qua. Fuori Faso, proprio fuori, anche inteso come fuori sede. Fuori sede, ma cos'è successo? Lo sapete, mi dispiace un po' da Milano collegarmi. Ieri all'alba, verso le 3-4 del mattino, ho preso la Vespa, sono venuto. In Vespa? Sì, per cosa vado a fare in via Massena? Faccio un giro, ho fatto tutta la statale. Che bello, panoramico. Sì. Meglio dell'autostrada, sì, no? È lunghetta, è lunghetta. Quanto è la Vespa 50, quindi non autostrada. Sì, è elaborata. È 75 Pinasco, quindi vado un po' più veloce. Che ci fai a Roma, Faso? Ero a fare un lavoro ieri sera, sono stato assoldato per suonare, in realtà per commentare con il basso e utilizzare il basso e le tonalità disponibili come spunto per parlare di, diciamo così, atmosfere lavorative, tipo team building, queste cose qua. Figata! Mazza, bella concettuale come cosa. Sì, no, in realtà poi molto più leggera, sembra che sai cosa, che poi invece con gente simpatica bello, una cosa divertente. Parlavamo durante i dischi, visto che ricordiamo, ma poi lo faremo insomma magari più approfonditamente anche nel prossimo intervento, che siamo lì per concludere i biglietti, per finire i biglietti per il concertozzo 2 luglio. Così. Ticket One, ragazzi, noi poi non è che vogliamo stressarvi, non vogliamo essere stressati, perché sappiamo che quando poi arriveranno, poi la gente dice ce l'hai 2 biglietti? No, quelli sono e quelli. Esatto. Il problema è questo, che il 2 luglio sembra una data lontanissima, e quindi tanti dice vabbè, ma aspetta. Esatto, 2 luglio, siamo aprile, esatto. 15 giugno, faccio ancora tempo. No. Ecco, volevo dire anche a quelli che si sveglieranno, non so, tipo il 22 giugno, di non telefonarmi dicendo con questa tecnica: ah, ciao Faso, come va? Quando è che suonate? Come se non lo sapesse. Sì. E dico: no, ma non hai visto che c'è. Quindi il 2 luglio a Carpi. Ah, cavolo, verrei. E si aspettano. Vuoi 2 biglietti? Ma io non dirò la frase, ti do 2 omaggi, non la pronuncerò. No, perché tra l'altro, siccome c'è anche una componente di beneficenza, insomma. Conosco gente che mi ha chiesto biglietti omaggio durante i concerti di beneficenza. Certo. Non li nomino, ma non glieli ho dati. No, ma neanche. Perché no, è una roba che dico: ma come ti viene in mente? No. Poi, tra l'altro, gli amici, per esempio, l'anno scorso c'era Paoletta, Gherarducci della Gialappa. Certo. Avevano comprato il biglietto e poi vengono a berlare. L'abbiamo scoperto lì, certo, non ce l'hanno neanche chiesto. Esatto. Poi, voglio dire, sono rimasti solamente quelli parterre che costano, mi sembra, sui 35. Cosa con 35 euro? Non le vedi neanche oggi. 35 euro. Esci, ma neanche. Che vai a mangiare una pizza, vai a mangiare una tartina a Milano, il corso Milano, Como, sì. 35 euro 36 via, costano 36,50. Resti fuori di 50 centesimi. Ho portato solo 35 e allora comprati il biglietto del ristorante se non venire a bere qua, no? Giusto. Senti, ci siamo talmente tanto divertiti, vi siete talmente tanto divertiti che era giusto replicare, che no? Bello, sì, infatti. No, devo dire che grande voglia di salire sul palco, ma poi grande calore, amore vedo dalle persone che sono contente di vederci un'altra volta. Suonare della bella musica, però è una richiesta. E questa volta, però, le persone vicine, veramente, no? Cioè, perché l'avevamo dovuto organizzare con i posti tutti separati a sedere, quindi una situazione un po' statica. No? Invece, adesso abbiamo fatto uno seduto sopra l'altro, cioè recuperare. C'è la sedia, ma l'altro spettatore che paga un po' di più sta seduto sulle due ginocchia. Senti, sulla scaletta voglio mettere bocca. Io mi aspetto la sigla degli Occhi del Cuore. Io oggi. Io voglio gli Occhi del Cuore suonata per noi. No. Sai che forse non l'abbiamo mai eseguita? Per quello, perché l'ho cercata. Ma hai ragione. Ma se si accettano richieste, allora complesso del primo maggio. Ma quella l'hanno fatta. No, perché era troppo complicato. Devo dire una cosa vera. Dico la cosa vera. Quando ci mettiamo lì a selezionare i brani da suonare, vanno tutti bene. Cioè, nel senso, c'è entusiasmo. Ah, dai, suoniamo Mio Cugino. Vabbè, Mio Cugino è bello. Però
facciamo Parco Sempione. Vabbè, Parco Sempione. Alla fine, a forza di. Sono 54 pezzi. Cioè, dobbiamo cominciare a tagliare. A tagliare perché vorremmo suonare tutto e più di tutto, ma il tempo è quello che è. Poi, anche essendo noi in papership, non so se sapete cosa significa. No, no. In carta pecorita. Ok, papership. È un termine tecnico. In papership, dove shipped non è ship spedizione, ma ship. In carta pecorite abbiamo un limite oggi, come oggi non possiamo suonare 4 ore, non ce la fate più, dopo le dita si seccano esatto. Domanda che in tanti ce l'hanno mai. Mangoni ci sarà? Certo che ci sarà. Allora. L'architetto, certo che ci sarà. Anche se ci tenete sempre a dire che non fa parte del gruppo. No. Cioè. Diciamo che noi facciamo di tutto per depistarlo, ma lui arriva e si esibisce. Ma io non so che addirittura è andato in una sorta di ritiro spirituale per tornare in forma. Sì, perché sta ripassando tutte le coreografie. Allora, abbiamo detto, parliamo di musica dal vivo, lo facciamo dopo il prossimo disco, anche perché se non avete mai visto dal vivo gli Elio, è un'esperienza unica, è come sentire il disco, e questo grazie certo. A qualcuno come dire che è particolarmente bravo. Intanto sentiamo Tiziano Ferro, 838, questa è Radio DJ, chiamate Roma 3131 con Fuori Faso. Addio, mio amore, Tiziano Ferro alle 8.42 su Radio DJ. Oggi chiaramente la rubrica Fuori Fase era bello, c'erano tante cose di cui parlare, c'era il furto della Gioconda, ci piaceva. Però giustamente sta prendendo chiaramente piede il concertozzo e il concertozzino, perché il 2 luglio c'è il concerto degli Elio. La grande chiusura, Ma il 1 luglio, che è sabato, c'è il concertozzino, cioè finalmente facciamo quello che volevamo fare già a Bergamo, cioè portare la musica ovunque. Carpi prende una medaglia al valore, perché ha dato subito la disponibilità, proprio Carpi, no? Cioè, signor Carpi. Sono Carpi, la città. Niente, volevo dirvi che vi metto a disposizione anche un altro palco, quindi diciamo il sabato 1 luglio c'è la possibilità di andare a vedere altre band che si esibiscono, quelle alcune selezionate, altri artisti, insomma è una giornata di festa e ci saremo anche noi, lo possiamo dire. Qualcuno ha pensato il concertozzino è come il concertozzo ma fatto dai bambini. No, è un equivoco. Con questi bonghi non siamo mica in Africa. Non sono i nostri nipoti. No, è altra gente che suona, però penso che anche io salirò sul palco a fare qualche jam session, insomma. Ma la musica è bella, ragazzi, bisogna suonare, divertirsi, stare lì a menarsi. Tutti i generi poi suoneranno, non è che. Infatti Antonella domanda. Le band sono state già selezionate bene o male? Perché c'è la lista era lunga bella. E abbiamo giustamente fatto una selezione, ma non da cattivoni, ricordiamo che molte sono anche quelle che sono state aiutate con la prima ondata, quando abbiamo aiutato volevamo anche far suonare i Beatles, ma non possono. Due sono morti. Sono litigati. Non mi pare un criterio valido per non venire a suonare. Se la tirano, sapete qual è la verità? Che se la tirano. Ho avuto l'onore di vederli suonare ad una prova generale al Fillmore, storico locale di Corte Maggiore. Non so nemmeno più quanti anni fa. Che emozione, a Carpi assolutamente presente, Alessandra da Cremona tra i tanti. Perché i concerti degli Elio, o per esempio come ci segnalava il Previ su Bandcamp, dove trovate praticamente tutti i dischi dal vivo, no? I booking, certo. Suonano così bene. Com'è possibile? Allora, le possibilità sono due. Quando sentite un live che suona veramente bene, ve lo siete comprato, o l'hanno rifatto tutto in studio, che è successo nella storia. Aggiungendo poi la gente sotto. Usano la gente che registrano, però poi risuonano le parti sopra. Mentre loro abbiamo fatto il contrario. Noi abbiamo registrato dopo la gente. La verità è che devi dire grazie a una figura che spesso sfugge all'ascoltatore, al frequentatore del concerto: il tecnico del suono, il sound engineer, il fonico. Il fonico. Quando tu disponi di un superfonico, e noi ne abbiamo uno e lo voglio salutare, Fofo Bianchi, autore anche di un bellissimo libro, Storie di ordinaria fonia, compratevelo, leggetelo, perché c'è la storia della musica italiana. Leggetelo anche se non siete appassionati di fonica, è una storia bellissima. Non è un libro dove lui dice per registrare la batteria. È un insieme di aneddoti incredibili che poi vi potete anche rigiocare. Assolutamente. Però Fofo è come in realtà pochi fonici sono rimasti veramente bravi, è un domatore di suono. Quindi quando tu hai uno che
i suoni li fa bene, e stai vedendo il concerto e dici: ah, oh, come ho sentito bene stasera, e commetti l'errore di dire: sono andato a vedere i Rolling e si sentiva da Dio, bravi i Rolling. Beh, no, bravo il fonico, certo. Nessuno si gira dietro a guardare chi c'è sul palco, cioè su quel palchetto che gestisce quell'incredibile banco con tanti pirulini. Quelli che sono capaci di farlo generano dei suoni belli. Vi sarà capitato di andare a vedere un concerto e non capire niente? Niente, sì, assolutamente. Bella serata, però, ma non si sentiva un belino, come dicono a Genova. E nello stesso posto, magari un mese dopo, cavolo, stasera è il fonico. È il fonico. Che è capace di correggere in diretta. Non è che solo con le prove. Allora, l'attualità offre, come i nostri telefonini, tante app anche nei banchi, quindi ci sono delle applicazioni che ti permettono di migliorare quel suono lì, ma la verità è che il vero fonico è come la nonna che fa la pasta, quindi lo sa fare a mano, mette bene i microfoni e per motivi misteriosi, cioè per me misteriosi, ma per lui no. Poi si sente benissimo ed è bello. Guarda quanti messaggi. Fasar elementari mi insegnò il baseball, parliamo di 28 anni fa, scuola Tre Castelli, Milano. Baci da Teresa. Fantastico. Poi c'era Linda che ha sognato di essere la tua fidanzata questa notte, ma cantavi Venditti. Non so. Allora hai fatto bene a lasciarmi. A fine sogno hai fatto bene a lasciarmi. Bellissima la storia di Alessandro, bellissima, poverino. Certo. L'anno scorso aveva la poltronissima, si è ammalato, evidentemente ha avuto il Covid. La compagna in dolce attesa, parto previsto l'8 luglio, ma ha voluto comunque regalarmi i biglietti per il concerto. Grande, questo è veramente amore. Alessandro, palesatevi perché abbiamo piacere poi di salutarvi. Certo. Senti Faso, hai scelto il prossimo disco che è? È New Frontier, la canzoncina di Donaldo Fagenni. Ok. Già noto meglio come Donald Fagen. Era uno degli Steely Dan, tra l'altro. E hai detto, lo scegliamo perché è un disco bellissimo. Bellissimo, bellissimo. E poi è bello dire Nuove frontiere. 848, sentite che dischetto che ha scelto Faso. Tutti su Ticket One, ragazzi, ormai i biglietti sono veramente pochi a disposizione. 1 luglio concertozzino, 2 luglio il concertozzo. Solo un grande ci poteva proporre sto disco. Ma cante cacchio di tonalità cambia questo? Faso, quante. Allora, Donald Fagen, come tutti gli Steely Dan, come tanti compositori, tanti artisti degli anni 70, 80, usano gli accordi. Praticamente c'è questa cosa. Quando sei lì che stai facendo musica, forse qualcuno non lo sa, mi dispiace per lui, qualcuno non si è accorto che di fianco c'è un cestello metaforico che contiene gli accordi. Con tutte le varianti. I cori che sono tantissimi. E si possono scrivere delle cose belle. Cioè, poi, se dopo invece preferisci usare i soliti 2 o 3, vabbè, insomma. Fallo. E dimmi come si chiamano? Accordi. 2C. Accordi. In inglese chords. Sono bellissimi. Cioè, ma se, cioè, è chiaro che c'è il do, il sol, la minore, ma ce ne sono altri. E sono belli. Potrebbero usare. Intanto ci dicono che Donald Fagen è usato per testare gli impianti, dice Fabio chitarrista. È vero. Allora succedeva così. E adesso? E adesso non lo so cosa, perché non lo usate, no. Usa a volte anche dei nostri pezzi. Giusto. Giuro, perché lui si registra le basi, come chiama lui, le basi internazionali. Che sono le basi che dice, in Toscana siete, fatemi la base internazionale di Servi della Cleva. Allora noi la suoniamo, lui la registra. E quando magari arriviamo al concerto dopo, o almeno succedeva così quando eravamo in tour, lui aveva già trasmesso la nostra Servi della Gleba, quindi suonata con gli strumenti che ci sono sul palco, e quindi già faceva già un pre-test. E si dice, tanto suoneranno questa cosa qui, che è un'idea bellissima. Però diciamo, quando io andavo ai concerti da ragazzo, Donald Fagen era fisso, si sentiva sempre. Era bellissimo. Ci domandano in tanti, posso portare i bambini? Beh, li portate a vedere i Toto, sì, Alessandro, certo. Per portarli ovviamente a vedere gli Elio, ma certo che certo, sì. Verranno dette, lo voglio dire, alcune parolacce, tipo, non so, pupù.
pupù, cacca, tette anche, quindi c'è qualche parolaccia viene detta. A parte Mangoni, però lui può. Lui può. Mangoni super giovane, qualcosina gli sfugge sempre. Ma poi l'abbiamo già detto, non fa parte degli Elio. Esatto, diciamo che dei genitori si sono preoccupati, quando vedete Mangoni sul palco tappate le orecchie o gli dite delle cose. Allora vuoi mangiare? Andiamo a comprare le magliette. Dai, andiamo a bere una bella Coca-Cola. Allora, il concertozzo, ricordiamo, è il 2 luglio, il concertozzino è il 1 luglio. Prima c'è un altro evento, non facciamo in tempo. Dai, facciamo così: 342-00-00-700. Domani apriamo con il premio Fedeltà e regaliamo un pettorale per la DJ Ten di Bari. Però lo facciamo domani. Adesso prenotatevi, diteci, dateci un motivo proprio di quelli che uno dice proprio no, me lo dovete regalare. Partiamo dalla garanzia che venite esatto, a Bari. Esatto, poi. Esatto. Mentre invece per il concertozzo il biglietto lo dovete comprare, perché parte va in beneficenza, non si ragazzi. Scappa, non si scappa, ragazzi, bisogna acquistarlo. Grazie Faso, ci sentiamo il mese prossimo. Ok. Quando vuoi. Ok, ragazzi. Adesso vado. Prendi la Vespa, sì, mi raccomando. C'ho il pieno, c'ho anche una tanica, così non mi fermo. Fai la revisione. Grazie a tutti, Lina a Milano. Ciao.